Buongiorno, splendori miei. Iniziamo la giornata occupandoci delle scuole. Adesso devo ricaricare tutte le mangiatoie. Tutto fuori è andato. Vabbè, le mangiatoie degli uccellini. Ok, questa volta ho centrato. Devo mettere anche le pallette di grasso. Adesso vedo un po' dove appenderle. Una la metto qua, vicino all'altra mangiatoia. E prima, quando sono andata dalle sorelle Belle, non so se avete visto, ma ho provato il collarino nuovo, perché entrambi i loro collari sono ormai consumati e rovinati, tra un po' si romperanno, quindi dobbiamo sostituirli, ma ovviamente in negozio non c'è la misura per capre, quindi avevamo il dubbio se era quella misura oppure no, e per fortuna abbiamo azzeccato, quindi la prossima volta che andiamo in negozio prendiamo anche il secondo. Adesso, splendori miei, devo dare l'impregnante, cosa che dovevo fare già un sacco di tempo fa, ma poi me lo confesso, me ne sono completamente dimenticata, alla struttura del copri termosifone, perché Luca ha finito il dipinto e oggi pomeriggio vogliamo assemblare tutto e metterlo dal termosifone in sala, e non vedo l'ora di vedere il risultato finale, ma per poterlo vedere devo dare prima l'impregnante. Per oggi a pranzo pasta con le zucchine. Non potete capire la mia gioia di avere ancora delle zucchine del nostro orto. Ringrazio la Lucrezia del passato che ne ha messe in congelatore davvero tante, e quest'estate ne devo mettere ancora di più, perché oltre a essere buonissime sono anche comodissime, velocissime da preparare, e mi hanno aiutato in tantissimi pasti dell'ultimo minuto. Comunque, a parte questo, io adesso mi sto portando avanti già per la cena, mentre cuoce la pasta, e ho lavato due melanzane, le ho fasciate con la carta da forno e adesso semplicemente le vado a mettere nel fornetto della stufa e le lascio cuocere fino a quando saranno belle belle morbide, e poi stasera vi faccio vedere come ho intenzione di utilizzarle. Abbiamo ripreso in mano la struttura del copri termosifone, adesso non vi ho ancora fatto vedere il disegno finito perché ve lo voglio far vedere una volta che abbiamo montato tutto. Abbiamo messo tutto al suo posto, adesso ve lo mostro. L'unica cosa che volevo dirvi è che qua sopra vedete delle cose, ma le ho messe così per vedere un pochino l'effetto finale, poi non so che cosa metterò. Ed ecco qua il risultato finale. Vedo i colori un po' sfalsati. Lu, se vuoi riprovare con la luce, forse così si vedono un pochino meglio. Nella realtà sono un po' meno accesi, no? Sì. Mamma mia, che bello! È stupendo. Ve lo faccio rivedere da lontano. E ora quest'angolino, che veramente non mi piaceva della casa, inizia invece a prendere forma, a piacermi sempre di più. E hai visto, nonna? Ci sono le rose come te. Abbiamo tre rose in più oltre alla nonna rosa. Ah no, non tre, cinque. Due non sono ancora sbocciate, ma ci sono. Lu, vieni un po' qua. Guarda anche da questa prospettiva quanto è bello. È un'altra cosa. Bellissimo. Sì.
Io ne sono innamorata. Non si vede più quel Marcantonio. Per chi non lo sapesse, il Marcantonio è il termosifone che sotto le finestre, ecco così, non mi urta, là in quell'angolo mi urtava. Mi urtava abbastanza. Tantissimo. Ah, per chi non lo sapesse, noi non usiamo i termosifoni, quindi non fate una cosa di questo tipo se usate i termosifoni. No, no, perché la tela... Beh, non si possono coprire i termosifoni così. Credo che la tela si rovinerebbe. La tela si rovina di sicuro e poi comunque il calore, tutto, non va bene. Non si diffonde, però non li togliamo i termosifoni. Per un futuro, per sicurezza. Non sa mai. Esatto, visto che ci sono già. Ecco, quindi stiamo cercando di coprire quelli che noi definiamo molesti. E il prossimo è cucina. Quello in cucina, che è un altro Marcantonio super, super molesto. Tortellino mio, come ti sei messo a pancia in su? E tu, Floruzza, qua sul fianco, come geloso, la belva. Di cena, quindi ho preso le nostre melanzane, ormai sono belle fredde, io le ho lasciate raffreddare direttamente qua nella carta da forno e ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente iniziare a pulirle. Adesso che le melanzane sono belle pulite, le schiaccio con le mani per appiattirle un po' e visto che sta uscendo un po' d'acqua prendo un po' di carta assorbente per toglierla. Fatta questa operazione, passo la melanzana nell'uovo che ho aromatizzato con erbette e parmigiano, mi raccomando mettete qualcosa così vengono belle saporite, e infine impano col pan grattato e vengono delle cotolette di melanzane strepitose. Ci tengo a concludere il video parlandovi di chicca. Dunque, innanzitutto vi chiedo scusa se non ne ho parlato subito. Vi dico la verità. Avevo pensato già nei giorni scorsi di parlarne su Instagram, poi di dire qualcosa subito nel primo video di quest'anno che è uscito sul canale, però poi non me la sono sentita. Avevo bisogno di ancora un pochino di tempo per metabolizzare la situazione, però poi ho visto tutti quanti i vostri messaggi, continuate a chiedermi, ho sentito la vostra vicinanza e ho capito che comunque era giusto darvi degli aggiornamenti. Purtroppo non ci sono notizie né positive né negative, non ci sono proprio aggiornamenti, noi abbiamo continuato a chiedere, a cercare, ma nessuno ha visto niente, ci siamo scontrati anche comunque con dei pensieri un po' diversi dai nostri, ecco. E noi non abbiamo trovato nulla, la gatta non è tornata, quindi non ci sono proprio novità. So che in alcuni casi certi gatti sono tornati anche dopo tantissimo tempo, però vi dico la verità, mi sento poco fiduciosa e poco speranzosa, mentre all'inizio alternavo di più fasi di speranza e fasi di tristezza. Adesso mi sono un po' rassegnata. Però non è stato facile, non è stato facile perché è la prima volta nella mia vita in cui devo affrontare una situazione di questo tipo, ovvero lasciare andare un animale senza sapere cosa è successo. In passato ho sofferto tanto per i vari distacchi dagli animali che ho avuto in passato, però è stata una sofferenza forte, iniziale, come un taglio. Sapevo cosa era successo, cosa sarebbe successo, e poi piano piano riuscivo a reagire. Invece in questo caso è stato molto strano, veramente stranissimo, e non ho gestito bene la cosa. Infatti una sera ho avuto tipo una mezza crisi che non capivo neanche da dove arrivasse, poi ho capito che era questa situazione che non sapevo veramente come gestire. E ho aspettato, scusate, mi sta andando via la voce, ho aspettato un pochino anche a parlarne perché io mi sono esposta subito con voi su questo argomento e perché vi sento veramente parte della mia quotidianità. Però in quel frangente ho ricevuto dei messaggi un po' così, messaggi che so non essere veri, però in una situazione mia di difficoltà comunque
mi hanno causato del dispiacere e anche per questo mi sono presa un pochino di tempo per elaborare meglio la situazione. E niente, quindi purtroppo la situazione è questa. E niente, detto questo io vi ringrazio con tutto il cuore per essere stati con noi, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo presto come sempre nel prossimo video.